Benvenuti a un nuovo appuntamento con le Top News. Governo Renzi, oggi al Colle, Alfano pronti a una grande squadra in Ucraina. Accordo raggiunto, verso nuove elezioni, finanziamento illecito, indagati Polverini e Alemanno. Matteo Renzi sale oggi al Quirinale per sciogliere la riserva con in tasca la lista dei ministri in anticipo sui tempi previsti. Ci sono le condizioni per fare una grande squadra per un grande paese, dice Alfano, che sarebbe confermato nel nuovo esecutivo come responsabile del Viminale o come vice premier. Franceschini sarebbe in pole per la giustizia. L'Unione Europea e la Russia hanno raggiunto con il presidente Yanukovych e l'opposizione ucraina un accordo per la soluzione della crisi che metta fine alle violenze che hanno fatto 100 morti. L'intesa prevede elezioni anticipate e governo provvisorio in 10 giorni. La Russia intanto frena su 2 miliardi di aiuti e Papa Bergoglio cessi subito ogni azione violenta. L'ex presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, e l'ex sindaco di Roma, Alemanno, sono indagati dalla Procura di Roma per finanziamento illecito dei partiti. Non so nulla, dice Alemanno. Al centro dell'indagine un appalto per un sondaggio sulla qualità dei servizi scolastici e per una campagna di telemarketing per le regionali. 59 milioni di bambini di 50 paesi vivono situazioni di emergenza, lo denuncia l'UNICEF, che lancia un appello necessario a assicurare aiuti umanitari. In Angola tante le atrocità continue contro i bimbi, nel Sahel c'è la piaga malnutrizione, per la Siria e per la regione corrono 835 milioni di dollari per distribuire aiuti salvavita. Assemblea del gruppo dei 5 Stelle la prossima settimana per decidere se avviare la procedura di espulsione del gruppo dei 4 senatori dissidenti. Battista, Bocchino, Campanella e Orellana, che è stato sfiduciato, erano stati messi all'indice ieri dal blog di Grillo per le opinioni contrarie al comportamento del leader del movimento durante il faccia a faccia con Renzi. Esordio in sala con 100.938 euro per The Lego Movie, bottino che comunque non vale la testa del box office, ancora appannaggio di Verdone con sotto una buona stella. Al terzo posto si piazza l'altra nuova uscita del weekend, Pompei, e al momento quinto 12 anni schiavo di Steve McQueen, seguito da Saving Mr. Banks, sesto. Maradona torna in campo a 53 anni, l'indiscrezione arriva dal quotidiano Ole, secondo cui il Deportivo Riestra ha presentato una richiesta per inserire il Pibe d'Oro nella sua rosa. A quanto pare è stato proprio Maradona a lanciare la suggestiva idea di un suo ritorno in campo, dopo che un suo amico gli aveva proposto di tornare a far parte dello staff tecnico del club.